riportato da una ditta postale. Cominciò a valutare inizialmente quelle che erano le azioni di difesa e di attacco di un castello. La prima ipotesi fu quella di vedere se con le cadute potevano attaccarlo, e la scattò subito perché non potevano farlo perché c'era tutta la boscata. La seconda ipotesi, quella di attaccare il castello con delle macchine in legno e cavalcarlo, era una cosa impossibile a farlo. La terza ipotesi, la più usata in quel periodo, era quella di scavare delle gallerie sotterranee, accatastare della legna e dare fuoco per giorno e giorno, fino a quando crollava il muro di cinta. Poi, visto che era impossibile attaccare questa roccia, chiamò i suoi architetti e ordinò loro di costruire questo castello, che non doveva soltanto stupire qualsiasi nemico che si avvicinasse, ma nello stesso tempo doveva meravigliare che aveva la fortuna di entrarvi per ammirare questa imponente opera che era montata. Questo non dipende da me, se lui muore può apparire la morte. Dovrebbe essere qui scatto che dovrebbe apparire da un momento all'altro. Eccolo, lo vedi? No. È un po' vicino a me. Lo vedi ora? Scusa. Chi sei? Proprio. Dove vieni? Perdonate, signora, mio ardimia. Perdonate sta mia improvvisa apparizione. Mi presiento. Io sono Guiscardo della Fortes, l'antico cavaliere spagnolo, l'amico de Pascal. Mui spirito de mucho tiempo non puede che vagare entre los muros de lo vuestro maniero e sempre vagherà in la seconda. Oh, Guiscardo, finalmente. Sapevo che prima o poi ti avrei incontrato. Quante volte tra le sale del castello ho avuto la sensazione di vederti. Quante volte ti ho immaginato per te. Ed ora, eccoti qui, a mostrare a me, a questo spettabile pubblico, le tue figliate. Come mai ciò è potuto accadere? Cosa ti ha spinto? Oh, mia signora. La notizia che stanotte chi serve all'amore delle lettere è giunta fino alle sotterranee dello castiglio. Io non ho resistito, perché sto per assumere arte ancora di passione al pensiero della mia Esmeralda. Il divino poeta ricorda, amor che non l'ha amata la persona. Mi prese di colei che esercita forte, che come vedi ancora non mi abbandona. Sai, Guiscardo, sono proprio curiosa di sapere com'è stato il tuo incontro con la tua amata Esmeralda. Il volto della donna che tu brami vedo scolpito a fuoco nel tuo guardo. Che lacrima gli abbracci che ha perduto. Avea d'angel simbianti il fuoco e la cosa. L'occhio ardente come un brace, la bocca vermiglia come lo sol dell'antano sito. Ma la suerte, pur mi furia, quante battaglie con lo guerrer Martino. Ma ahimè, persi la vita in una guerra. Ora il manier di Manfredi mia dimora. Vago smarrito in queste fredde stanze a rimembrar l'amor per mia mujer. Ma esta noce chi se habla d'amore de bellezza e sto corazon ne trova sollievo allo mio patir. Todavía recuerdo quando la incontrai. Todavía recuerdo
Le mura del suo castillo. Pasquale, perché non ci narri la storia di Viscardi? La storia comincia nel 1975 alle 7 di pomeriggio, mentre ero seduto in quella finestra vivora, dopo aver accompagnato tutti i visitatori fuori. Avevo chiuso il portone e dall'improvviso, mentre c'era un caldo eccessivo, è arrivata un'aria gelida. Poi un mulinello d'aria che gira tutto attorno e dall'improvviso di dietro una voce che diceva non avere paura che sono un amico. Siccome ero molto scettico e non credevo a queste cose, ho pensato qualcuno rimasto qua dentro a farmi qualche scherzo. Poi quando mi sono girato, da dentro questa nube usciva una voce che mi tranquillizzava. Però di tutto quello che mi ha detto non ho capito niente, perché dalla paura alla tachicardia non sentivo proprio niente. Solo le ultime parole mi sono rimaste impresse e sono state queste qua di non dire niente a nessuno se non l'avrei più rivisto. Poi sono passati circa 3 mesi, quando ho aperto questo portone faceva molto freddo ed è arrivata un'aria calda questa volta, al contrario. E di nuovo questa nube, all'improvviso scompare la nube ed appare questo volto di questo giovane, capelli lunghi, barba, mantello nero sulle spalle col cappuccio. Da quel giorno in poi abbiamo cominciato questa relazione di amicizia e lui ha cominciato a raccontarmi tutta la sua vita dicendomi che era un soldato spagnolo che venne al seguito degli aragonesi quando decapitarono Andrea Chiaramonte a Palermo nel 1392. Questo Guiscardo, prima di partire dalla Spagna, si era sposato con una ragazza che si chiamava Esmeralda. Però la pretendeva un altro signorotto, un certo Don Martinez, il quale ci restò molto male al momento in cui questi giovani si sposarono. Dopo che avvenne questa decapitazione, Guiscardo era figlio di un ricco mercante spagnolo e si fece dare un permesso per allargare un po' gli orizzonti commerciali del padre in Sicilia. Per circa un anno fece tutte le coste siciliane. Quando rientrò a Palermo era indeciso se ripartire per la Spagna
per vedere se la moglie aveva avuto qualche figlio o fare l'ultimo giro in questa zona qua di Manfreda, che tanto aveva sentito vantare come una zona ricca. E scelse la seconda ipotesi, proprio quella di venire in questa zona qua. Quando arrivò qua vicino, come dicevo poco fa, che era tutto un bosco, si accorse che i quattro soldati erano in perlustrazione e lui era convinto che erano suoi colleghi. Però subito dopo capì che questi soldati c'erano proprio con lui e cominciò a correre all'interno del bosco per raggiungere questo castello che lui ancora non conosceva. A metà bosco purtroppo si girò per vedere se aveva ancora questi soldati alle spalle. Quando a sbattere contro un ramo d'albero cadde a terra e svenne. Quando rimenne si trovò giù nella prigione con il femore rotto. Poi con il passare dei giorni questa gamba cominciò a fargli gangrena e l'ultimo giorno prima di morire lui capì tutta la situazione purtroppo, che era stato quel signorotto spagnolo a farlo seguire per farlo morire. E lo sbaglio che fece lui in un momento di semincoscienza fu quello di imprecare contro Dio, ed è stato condannato a pagare qua dentro 1000 anni come spirito. Ora, ogni qualvolta racconto questa storia,